Attenzione! 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 Oggi, nel 450° anno dalla nascita del bardo, minima teatraglia, cioè noi, presenta un'azione shakespeariana door to door, porta a porta, per la diffusione dell'opera del grande, immenso, enorme maestro William. Pubblico Shakespeare. Molto grazie. Shakespeare, I suppose. Citazione. Considero il mondo come un palcoscenico dove ciascuno di noi recita la sua parte. A great stage of fools. Con il grande bardo noi andremo di casa in casa nei cortili di Niguarda e apriremo i cuori delle persone. Così. Ma prima suoneremo il campanello. Azione Shakespeare, door to door, signori miei. And now, Prospero! Go! E tu, Ariel, scatena la tempesta! Acqua nobilis altatus! Macbeth! Avrei preferito una morte più asciutta. Shakespeare mi ha ordinato di radunare tutti i suoi personaggi su quest'isola della Bovisa. E perché? Perché lui vorrebbe diventare immortale e invece la gente si sta dimenticando di lui. Non va più a teatro! Il door to door, appunto, con il porta a porta. Andremo di casa in casa a raccontare le avventure di questi personaggi. Anzi, saranno loro stessi a narrarle. Andiamo! Qui, nei cortili di Niguarda, è passato Shakespeare. Perché quest'anno è il 450° anno dalla nascita del bardo. Del bardo lì? È Shakespeare, lui si chiama Shakespeare, che viene chiamato il bardo, e allora è caduto l'anniversario, allora siccome noi facciamo teatro abbiamo pensato di fare un lavoro su lui. Di riconoscere questa cosa, giustamente, sì, sì. Giusta. E quindi da un balcone ci sarà Giulietta che dice Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo, allora stiamo girando un po'. Bello. Che bello, che tenero. Sì, 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 sì. Bellissimo, complimenti. Buongiorno! Ciao! Non l'ho mai vista, tranne una volta in Bovisa. Ci era! Vestita da zebra, sì. Sì. Sabato prossimo, il giorno 14 giugno, faremo uno spettacolo. Dai, sicuramente ci siamo. Va bene. Allora io ti saluto e ti aspetto per sabato prossimo. D'accordo, grazie. Buongiorno! Noi siamo del teatro, noi stiamo lavorando su Shakespeare. Ti faccio vedere il libro che sto leggendo? Sì! Quasi. Giochi di potere, Shakespeare spiegato ai manager. No, questa è una chicca incredibile. Spiego. Sì, la cerniera. Perché infatti noi stiamo lavorando sulle cerniere. Se vuoi entrare dal cortile dell'orto. Speriamo che io possa portare la mia parete con la carrozzaia. Dove l'ho fatto? Dove lo fate? Allora, mi raccomando, non ci tiri i secchi d'acqua. Shakespeare nei cortili. Con questi fantasmi di Shakespeare che appaiono dalle finestre, dai balconi della ringhiera. Siamo dei privilegiati. Poi in casella le farò arrivare il volantino, eh. 20:30 di là. A 14. Sì, perché è una cosa complicata ma bella. Bravissima, tutte le iniziative che avete fatto quest'anno. Grazie, arrivederci. Aspettate il sabato prossimo nei cortili. Grazie. Itinerante. Il volantino te lo do anche, sì. Perché facciamo proprio sabato prossimo, se riesci a passare, prossimo. A vedere così. Vabbè, sempre via al teatro. Ti saluto. Oh, ciao. Ciao. Vengono anche di qua, vedrai che ci sono dei personaggi di alle qua, 20:30. Dei personaggi di là, dei personaggi. Va bene anche per bambini. Alla ricerca di Amleto.
Prospero, maledetto, mi fa lavorare anche nei weekend. Ma io devo obbedire perché ho un potere terribile, terribile. Anzi, devo obbedire, lo sapete che si dice che lui stesso sia William Shakespeare. Sono morta. Suicidata.
sia il dovere, perché il giorno sia giorno, la notte notte, il tempo sia tempo. Sarebbe come sciupare la notte, il giorno, il tempo. Pertanto, poiché la brevità è l'anima del segno, la prolissità, le membra, gli ornamenti esteriori sarà breve. Il giovane Amleto è pazzo! È pazzo, io lo chiamo! Perché definire la vera pazzia cos'è? Se non essere pazzo nient'altro, ma lasciamo andare. Sarò breve. Dunque, che egli sia pazzo è vero che sia un peccato, ed è un peccato che sia vero. Pazzo concediamo dunque che sia, ed ora rimane che noi scoprire il motivo di tale difetto. O diciamo, piuttosto la causa di questo difetto, perché questo effetto difettivo viene dalla tua causa, così la cosa che rimane... Essere o non essere. Questa è bella, me la scrivo. Allora, che notizie? L'avete trovato? L'ho trovato io! No, l'ho trovato io! Io l'ho trovato! L'abbiamo trovato! Ma questo non è mio figlio! Non è Amleto! La vita è come un'ombra che cammina! Un piccolo attoriello sussiegoso che si dimena sul palcoscenico. Solo il tempo dedicato alla sua parte. E di lui? Poi di lui nessuno saprà più nulla! Si dice addirittura che là, all'angolo di Piazza Bausan, sia apparso Mercuzio! Signore e signore, cane messeri, lasciamoci alle spalle tutte queste angosce e venite con Mercuzio, nel mondo dei sogni, nel mondo dell'amore, là troveremo Amleto, seguitemi! Oh Romeo, Romeo, Giulietta! Regalami un amore che finisca bene. Il nostro è fuggito via. Il nostro ha lasciato le porte aperte su fantasmi. Venite! 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 Nel grande Luna Park Shakespeareano! Venite da questa parte della serie, serie, come l'arci prega! Fate il vostro gioco nel grande Luna Park Shakespeareano! Grande Luna Park Shakespeareano! Due al prezzo di uno! E ora vi invitiamo, voi con i vostri volti, ad abitare questi corpi! Provatemi! Venga lei! Venga a mettere la sua faccia! Venga, venga! Facciamo fare Lady Man! Andate! Ci sono tutti volti! Questi sono! Mettete la faccia! Metteteci la vostra faccia! Non nascondetevi! Sì! La faccia! La vostra vera faccia, pubblico! Avete trovato Amleto o no? Ma che? Guarda, ma non piangere.